Ben ritrovati in diretta dalla sede centrale dell'Università Niccolò Cusano a pomeriggio con noi, un altro pomeriggio insieme, un'ora per raccontare la situazione delle aziende e dei lavoratori. È vero che siamo a pochi giorni dopo Ferragosto e che tanti si trovano in questi giorni in ferie, quindi stanno godendo ancora il meritato riposo e le vacanze, ma molte delle aziende stanno pensando al rientro dalle vacanze e quindi stanno organizzando il lavoro a partire dal mese prossimo. Si è creata una sorta di conflittualità nel mercato del lavoro tra le aziende e i lavoratori rispetto all'organizzazione del tempo e dei compiti in azienda e tutto questo rispetto allo smart working. Quindi si ritornerà al lavoro, ma non in presenza o perlomeno non per tutti. Come si risolve questa conflittualità? Da alcuni è stata definita una guerra addirittura. Ne parliamo con Lorenza Morello, presidente dell'Associazione Avvocati per la Mediazione, giurista d'impresa in diretta con noi. Presidente Morello, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, bentrovati. Come si risolve questo conflitto in atto tra le aziende e i dipendenti, i lavoratori? Abbiamo detto che stanno tentando di riorganizzare la giornata lavorativa attraverso lo smart working, quindi si ritornerà al lavoro a settembre, ma seguendo le regole che abbiamo dovuto osservare durante il periodo della pandemia, tuttavia le aziende lamentano una serie di fattori. Intanto, secondo lei, chi vincerà questo conflitto? Le aziende o i lavoratori? Ma allora io intanto inizierei con l'arginare questa diatriba, perché un'azienda senza lavoratori chiude e un lavoratore senza azienda non ha uno stipendio e quindi sta a casa. Quindi questa lotta eterna, un po' italiota, di voler per forza spaccare quello che è poi il tessuto produttivo italiano, sarebbe meglio che cessasse, perché appunto non arriviamo da nessuna parte. Quindi io mi auguro che a vincere sia la squadra, quindi l'azienda con i suoi lavoratori e l'azienda nel suo insieme, perché non dimentichiamolo mai, la prima risorsa fondamentale di ogni azienda è il capitale umano. Il capitale umano è composto da quelle persone che ciascuno nel proprio ruolo e ciascuno nel rispetto appunto dei ruoli degli altri fanno una squadra. Mi piace dire spesso, quando facciamo anche i nostri corsi di formazione interna alle aziende, che delle persone che dividono uno spazio per 8 ore non necessariamente sono un'azienda, sono semplicemente persone che coabitano uno spazio. Per diventare un'azienda bisogna avere un progetto comune ed essere una squadra, e quindi io mi auguro che vinca la squadra. Questo sarebbe l'auspicio migliore ed è anche il nostro desiderio. Di fatto il problema ad oggi sussiste, Presidente Morello. Le aziende hanno delle richieste e i lavoratori ovviamente rispondono alle richieste delle aziende. La sua lettura è corretta, dovrebbe vincere la squadra, dovrebbe vincere il lavoro, dovrebbe vincere insomma l'obiettivo comune che i dipendenti hanno con i loro datori di lavoro, ma di fatto c'è chi chiede e poi chi deve obbedire, comunque deve osservare le regole. Sono tutti divisi sullo smart working. Le aziende che organizzano il lavoro agile per settembre stanno facendo i conti con i dipendenti che protestano. Non c'è accordo su giorni orari da passare in ufficio, resta il nodo delle tutele che sarà discusso dal governo con i sindacati. Quindi la conflittualità è tale e tanta che è arrivata insomma a livelli alti. Il governo sta discutendo insomma questa problematica, sta tentando di riorganizzare appunto il lavoro e di ripristinare le regole nel lavoro, Presidente. Sì, penso che uno dei dati fondamentali che alimentano questo conflitto sia quello che lei come sempre ha ben esaminato adesso, cioè da una parte abbiamo il governo, legacy le ragioni di Confindustria, dall'altra parte abbiamo i sindacati, legacy i diritti dei lavoratori. Ma fino a che queste due parti in gioco non impareranno loro per prime a dialogare come squadra, arriveremo poco lontano. E un altro dato invece su cui pregherei tutti gli amici all'ascolto di soffermare la propria attenzione è un dato abbastanza evidente per chi come me lavora da oltre 20 anni nel mondo delle imprese. In Italia lo smart working è disciplinato fin dal 2017, però sappiamo benissimo che era stato un flop. Che cosa è successo? Che con la pandemia
il 90 per 97 circa per cento del ceto produttivo, diviso tra pubblica amministrazione e piccole e medie imprese, è ricorso per necessità, ovviamente, allo smart working. Ma in Italia continuiamo a fare questo enorme errore, grandissimo errore, di confondere lo smart working con il telelavoro. Vede, quello che sto facendo io oggi con lei è una forma di smart working. Lo smart working, lo dice la parola stessa, che cos'è? È lavoro intelligente. Da noi invece appunto viene vissuto soprattutto in questo frangente come lavoro da casa, perché così non devo disciplinare i turni per l'ingresso e l'uscita in sicurezza all'interno delle aziende e tutte le regole che sono appunto uscite durante questa pandemia per la sedicente sicurezza dei dipendenti. Ecco, smart working vuol dire una cosa diversa. Smart working significa ripensare i ruoli, gli spazi e i tempi del lavoro, non vincolando un dipendente al lavoro che svolge in un determinato luogo, in un determinato momento, ma ripensare sia gli spazi, appunto, che i tempi, nel senso che si lavora più per obiettivi. Io ti do un obiettivo che tu devi raggiungere e che tu lo raggiunga se seduto dietro la tua scrivania o sul sofà di casa tua o in uno spazio condiviso, perché appunto la creazione di questi nuovi spazi flessibili sono tutti argomenti che al momento sono abbastanza sottaciuti, perché invece c'è questo enorme errore di confondere lo smart working con il telelavoro. Allora sarebbe bene che anche chi ci governa avesse un po' meglio in mente quando pa si parla di smart working, di che cosa si parla e quali sono le leve fondamentali per farlo funzionare. Questo sicuramente abbasserebbe anche il tasso di litigiosità tra le parti sociali in gioco. Ecco, io non so se il problema sia di chi ci governa rispetto alla conflittualità che noi stiamo commentando, però lei conosce molto bene, Presidente Morello, le aziende e forse sa anche dirci perché le aziende non hanno capito bene che cos'è lo smart working. Noi conosciamo storie di lavoratori che ci fanno sapere che le aziende con lo smart working hanno chiesto loro di lavorare più tempo rispetto a quanto lavoravano prima e quindi, anziché lavorare 8 ore, si trovano a lavorare 12 ore e in altri casi sappiamo di aziende che hanno chiesto la riduzione dello stipendio. Quindi perché il mercato del lavoro, perché le aziende stanno assumendo questo atteggiamento? Perché in Italia purtroppo non c'è la cultura imprenditoriale dal punto di vista della formazione dell'imprenditore. Vede, noi abbiamo delle scuole o delle università che formano i nostri ragazzi più o meno bene per tutto, per diventare architetto, per diventare geometra, per diventare medico, per diventare avvocato, eccetera, eccetera. Ma se lei ci pensa, non c'è una scuola che ti insegna a fare l'imprenditore. Questo che cosa significa? Che la maggior parte delle nostre imprese hanno a capo una persona o una squadra che hanno un prodotto vincente, un servizio vincente, ma che non sanno, nella maggior parte dei casi, salvo quando poi diventano multinazionali e quindi per forza di cose si mettono finalmente a formarsi, a fare formazione interna, che cosa significhi essere un'impresa di successo e non avere un prodotto di successo. E allora ecco che quando bisogna gestire o disciplinare delle cose che fuoriescono dalla quotidianità che l'imprenditore di turno ha sempre vissuto, si creano appunto questi problemi, perché da una parte c'è il lavoratore che si sente sfruttato, dall'altra parte c'è l'imprenditore che dice: come, io ti pago per stare a casa, quindi già non ti carico il fatto di venire in ufficio, puoi fare bene o male quello che vuoi. E quindi ci sono due letture di pensiero che non necessariamente sono né l'una né l'altra in malafede, ma semplicemente non c'è di nuovo dialogo tra le parti. Ecco allora che la buona cultura aziendale si costruisce solo, e non mi stancherò mai di dirlo, attraverso la formazione interna delle persone che parlando tra di loro riescono a dirimere questi conflitti prima che sia troppo tardi e proprio alla luce del bene maggiore che è il bene di tutti. Ecco, appunto, il dialogo è il primo punto che lei ha riportato alla nostra attenzione ed effettivamente è corretto che le aziende dialoghino con i lavoratori, ma se si parla di conflittualità, evidentemente il dialogo viene a mancare. Peraltro, quando noi parliamo di aziende che impongono, lo smart working, che, stanno ripensando, gli accordi con i dipendenti, parliamo anche di aziende di un certo tipo, cioè di Apple, che
vive un momento molto difficile con i dipendenti, ma parliamo anche di Amazon che, visto l'infuriare della variante Delta, ha deciso di prorogare lo smart working fino al 2022, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, e rimangono al momento nel cassetto le intenzioni di tornare ad un'architettura organizzativa basata sul lavoro d'ufficio. Si portano avanti invece Facebook e Google, entrambe prevedono il ritorno al lavoro tra la fine dell'estate e l'autunno, contemplando l'obbligo vaccinale. Quindi abbiamo raccontato, e comunque stiamo parlando di aziende molto affermate e molto potenti, dottoressa Presidente Morello, e anche aziende che sono radicate in altri paesi. Prima lei diceva che il problema è italiano, ma anche all'estero non mi sembra che la situazione sia così tranquilla, nitida, chiara. No, no, io parlavo del problema italiano perché appunto parlo in questo momento su un canale italiano, allora iniziavo con quello. Per quanto riguarda lo scenario estero, come sa, io vivo all'estero e lavoro un po' in tutto il mondo da diversi anni. Lo scenario è differente, non meno problematico, ma con problemi diversi. In Italia abbiamo ancora il grandissimo problema del digital divide e quindi il problema tecnologico da noi la fa ancora da padroni. In altri paesi, vedasi America o la stessa Cina, dove però i problemi del mercato del lavoro sono ben altri, anche per come è il regime politico di quel paese, ma il problema tecnologico sicuramente o il Giappone non ce l'hanno. Per quanto riguarda però la gestione del lavoro, lei adesso citava dei colossi che, ricordiamolo anche agli amici all'ascolto, Amazon e compagnia, sono gli unici ad aver fatto davvero profitto durante la pandemia, anzi, i cui proprietari sono diventati tra le persone più ricche di tutta la storia dell'umanità. E quindi allora sì che qui vorrei i sindacati di turno ad andare a battere alla porta di questi mega colossi che si permettono di licenziare i dipendenti con un messaggino o addirittura con un tweet e lasciarli a casa, e sono tutti dipendenti sottopagati, perché sicuramente, ad esempio, le nostre collaboratrici domestiche vengono pagate molto di più di quello che non viene pagato un fattorino di Amazon. Ho seguito delle vicende personalmente di persone che vengono, a cui vengono chiesti dei turni di lavoro anche quando il lavoro non è smart, che sono a dir poco massacranti. E allora ecco che di nuovo diventa la lotta della multinazionale, che ovviamente impoverisce il mercato. E non ci dimentichiamo un altro dato fondamentale del mercato del lavoro internazionale: molte persone lavorano per conseguire uno stipendio che le porta sotto la soglia di povertà. Ciò significa che se non lavorassero, sostanzialmente avrebbero una perdita in meno, perché paradossalmente, per sostenere i costi che necessitano per svolgere quel lavoro, si impoveriscono, e ciò che guadagnano non è sufficiente a coprire quella spesa. Quindi lei si renda conto, no, di quanto è paradossale tutto ciò, fino a che appunto a livello globale non faremo fronte a tutti questi problemi, che sono i problemi su larga scala del mercato del lavoro di massa. Il mercato non sarà mai Non solo equo è per queste paradossale, Presidente persone, Morello, ma nessuno ma tutela i è dipendenti, vergognoso. nessuno tutela i lavoratori. Cioè abbiamo la multinazionale che detta le regole del mercato, e i lavoratori che devono obbedire, devono Esattamente. rispettare le regole. Allora, i lavoratori chi può tutelarli? Chi ci pensa? I lavoratori dovrebbero essere tutelati sicuramente per quanto riguarda l'Italia dai sindacati, che ahimè in questi anni io grandi tutele concrete non le ho viste fare. Vedo una grande impreparazione, vedo la lotta di classe che continua ad inasprirsi, e non è quella la soluzione. Come ribadisco, la soluzione sarebbe il dialogo, e poi avere delle persone più attente a dov'è il mercato del lavoro oggi e dove andrà da qui ai prossimi 20 anni. Mentre molto spesso sento delle battaglie anacronistiche. Il compianto dottor Caprotti diceva che quando parlava con i sindacalisti e gli spiegava, ad esempio, delle nuove risorse che c'erano sul mercato per reimpiegare delle persone che fino a ieri facevano un determinato lavoro, ma che quel lavoro lì non era più possibile mantenerlo, perché il mercato si stava evolvendo, e quindi magari fino a ieri producevano dei velieri, e a lui veniva chiesto di continuare a produrre i velieri quando i velieri non li usa più nessuno. Ecco, questo è un esempio lampante ed emblematico della lotta tra imprenditore e sindacato. Il sindacato deve capire che diritto al lavoro non significa diritto a quel lavoro o diritto a quel posto di lavoro.
significa diritto a una vita degna e siccome appunto noi abbiamo una Costituzione che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e non sul sussidio e non sul reddito di cittadinanza, permettere alle persone di lavorare in modo degno dando il proprio contributo allo sviluppo sociale di tutti. Questo è il diritto al lavoro. Eh sì, dovrebbe essere così, ma di fatto ci troviamo a fare i conti con un mercato del lavoro molto ingiusto. Oggi stiamo raccontando il passaggio allo smart working molto difficile, appunto molto conflittuale tra dipendenti e aziende, ma le problematiche del mercato del lavoro non sono soltanto queste, cioè lo smart working è solo una parte dei problemi, ce ne sarebbero molti altri, Presidente Morello, che riguardano il lavoro e soprattutto il lavoro nel nostro paese, in Italia, visto che diceva che all'estero stanno affrontando diversamente il passaggio al lavoro online. Sì, all'estero è già molto più radicato appunto il concetto di smart working in lato senso, quindi quello che spiegavo prima, che non è da confondersi, lo ripeto, con il telelavoro, ma una forma di lavoro flessibile che permette anche al dipendente di avere una gestione del suo tempo più manageriale, se vogliamo, quindi fondata più sugli obiettivi. È ovvio che questo necessita di una grande consapevolezza e poi un problema fondamentale di cui lei parlava prima, il diritto alla disconnessione. Se io lavoro da casa o se lavoro da un luogo dove, tra virgolette, non posso essere controllato fisicamente dal capo, ciò non significa che però devo lavorare H24 e quindi nascono diritti nuovi, come il diritto a essere offline, quindi il diritto alla disconnessione per garantire a me stesso un riposo anche mentale che poi mi permetta di essere più produttivo nelle successive ore o giornate di lavoro. Ecco, mi sembra che lei favorisca, sia molto a favore dello smart working. Dalle sue dichiarazioni mi sembra a favore dello smart working e dei lavoratori. Allora, io sono a favore del mondo del lavoro in generale perché il lavoro non si crea né per legge né per decreto. Il lavoro, uso sempre questa metafora, lo creano gli imprenditori che alla mattina faticosamente tirano sulla serranda della loro azienda e permettono a dei lavoratori di andare a lavorare ad un progetto che deve essere un progetto comune. Quindi io sono favorevole a tutto ciò che è dialogo e collaborazione tra imprenditore e lavoratore, perché come dicevo prima, gli uni necessitano degli altri ed è un filo doppio di interscambio. Bisogna smetterla con questa politica vessatoria sul lavoratore piuttosto che sull'imprenditore e invece aprirsi al dialogo. E quindi questo va fatto sia a livello culturale che sicuramente a livello politico e a livello di parti sociali. Sicuramente sì, io sono favorevole a tutto ciò che è smart nel senso di intelligente, quindi una collaborazione efficace ed efficiente che permetta a tutti di lavorare meglio, soprattutto se calcoliamo, e io e lei lo sappiamo bene, quanta della nostra vita viene impegnata in ore di lavoro. E questo significa che noi non possiamo depauperare il nostro quotidiano facendo qualcosa che facciamo di malavoglia, solo per portare a casa uno stipendio, per portare a casa un profitto, con persone che non ci piacciono e con modalità che non ci piacciono. Lavorare bene si può, lavorare bene è un diritto ed è un diritto di tutti. E io mi batto per questo. Eh sì, soltanto che bisogna evitare poi di trovarsi in situazioni conflittuali come quelle che noi stiamo raccontando quest'oggi, legate a dipendenti che si trovano a gestire la vita di tutti i giorni in smart working e si trovano a fare i conti con un aumento delle ore di lavoro, un aumento dello stesso lavoro e quindi delle complicazioni che riguardano la quotidianità. Sarebbe stato bello non arrivare a raccontare la situazione che noi conosciamo, ma purtroppo i fatti sono questi e quindi è nostro compito e dovere cercare di capire che cosa sta accadendo ed eventualmente chi sbaglia, chi sta cercando di sopraffare l'altro. Non diciamo sempre che sono le aziende a sbagliare, alcune volte potrebbe essere che siano nel torto anche i lavoratori, i dipendenti, ecco, però arrivare a quel dialogo evidentemente, non è sempre così facile. I vantaggi dello smart working, abbiamo l'assessore alla transizione ecologica e trasformazione digitale, l'assessore Lombardi della Regione Lazio, che racconta quanto lo smart working potrebbe aiutare i piccoli borghi del nostro paese. Vediamo il servizio. Oggi siamo qui per parlare di smart working e di come la digitalizzazione è un fattore abilitante di trasformazione e di accompagnamento della forma del lavoro, dalla tradizionale al lavoro digitale.
abbiamo come Regione Lazio investito tanto nella digitalizzazione dei piccoli comuni perché crediamo che una forma dello smart working possa ridare fiato, respiro, popolazione, vitalità al piccolo tessuto dei comuni e dei borghi della nostra regione. Ecco, lo smart working darebbe la possibilità ai borghi del nostro paese, ne sono tanti, sono anche molto belli, di ricominciare a vivere, di ripopolarsi, ma anche quando si parla di smart working si parla di south working, quindi di un ritorno a sud di gran parte di quelle persone meridionali che hanno scelto un'altra regione del nostro paese per affermarsi e per lavorare. Quindi diciamo che da un punto di vista geografico cambierebbero molte cose e altrettante ne cambierebbero da un punto di vista economico. Presidente Morello, non è che le aziende fanno tutta questa pressione sullo smart working e hanno così tante pretese nei confronti dei dipendenti perché temono che le città si possano svuotare o che il PIL possa non crescere, non dimentichiamoci che il ritorno al lavoro in azienda favorisce un aumento del PIL. Sì, allora, beh, il PIL che non cresce è un problema anche di nuovo, è un problema comune, è un problema non solo dell'imprenditore, ma è un problema di tutto lo Stato. E non ci dimentichiamo una cosa, le aziende fanno pressione sullo smart working in un senso o nell'altro perché le aziende a loro volta hanno ricevuto pressioni dal governo prima di dire tenete tutti i lavoratori a casa in sicurezza. E allora dovevano essere stanziate le casse integrazioni che poi non sono arrivate. E io conosco molti imprenditori e seguo molte aziende che hanno anticipato di tasca la cassa integrazione che non gli è ancora stata rimborsata. Per cui anche qui vedere sempre il problema sull'imprenditore. Sì, quando parliamo, come diceva lei prima, di Amazon, di colossi come multinazionali che mettono le sedi fiscalmente un po' dove pare a loro per pagare la tassa più agevolata, però poi spremono i dipendenti come dei limoni, è un discorso. In Italia, soprattutto ogni volta che torno, vedo le realtà che vedo io sono realtà che ancora molto premianti per il mondo del lavoro, fatte salve eccezioni clamorose, di cui qua potrei fare il nome, ma poi scateniamo un dibattito politico che non finisce più, ma sono quelle che poi da anni popolano i nostri giornali per la cattiva amministrazione di aziende che vengono tenute su in gran parte da sovvenzioni dello Stato e se ne infischiano dei diritti del lavoratore. Un nome tutto l'Ilva di Taranto, che è una vergogna nazionale, così come è stata la gestione di Alitalia. Allora, quando parliamo di gestioni aziendali di quel genere, c'è uno sfruttamento palese del mercato del lavoro e dei lavoratori a favore di un ceto politico che deve garantire la dirigenza delle aziende o la continuità di certe aziende. E sicuramente questi sono discorsi diversi del piccolo imprenditore che magari ha la sua manifattura o la sua conceria o la sua produzione di beni di primaria necessità, ma fatte con il sapere italiano e che ha questa bottega dove ha dei dipendenti. Sono discorsi completamente diversi che non possono essere mischiati tra loro, mentre appunto ogni tanto anche dal governo e dalle politiche sociali vedo fare di tutta l'erba un fascio, ma uno non può fare un discorso per una multinazionale che ha una sede in Italia o all'estero e il piccolo imprenditore che ha 20-30 dipendenti e che cerca faticosamente di portare a casa un fatturato che faccia sì che quell'azienda ha ancora senso tenerla aperta e soprattutto retribuire i propri dipendenti. Io conosco molti imprenditori che danno priorità, uno, al pagamento dello stipendio dei propri dipendenti, laddove invece vediamo queste multinazionali che dall'oggi al domani chiudono senza nessun preavviso e poi vanno a trattare loro con il governo quello che sono gli accordi per gli ammortizzatori sociali. Questo non è più accettabile. Quindi lei dice che il problema sono le multinazionali, cioè un'azienda più è grande, più è problematica. Assolutamente sì, le dinamiche poi prese nel piccolo sono simili, ma diventano esponenziali quando poi i gruppi iniziano ad avere dipendenti un po'
da tutte le parti, quando in realtà le legislazioni che si mischiano nei contratti sono diverse, quando i contratti di lavoro iniziano a diventare contratti misti, tutto diventa più problematico. E poi sicuramente le multinazionali possono beneficiare anche a livello di fondi o a livello banalmente, no, di prestiti bancari, di somme e di stanziamenti ben diversi di quello che può fare un piccolo imprenditore magari della nostra provincia italiana. Questo che cosa significa? Significa che nel momento di una crisi di mercato la multinazionale ha molto più respiro per reggere l'impatto di uno stop, ad esempio come quello che è stato il lockdown generalizzato, rispetto a un piccolo imprenditore che vive di flussi di cassa. E questo determina anche tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della gestione dei dipendenti. E quindi le dinamiche sono un po' più complesse per quello che riguarda le multinazionali, le grandi aziende. Lo smart working, ne abbiamo parlato con la Presidente Lorenza Morello, Presidente dell'Associazione Avvocati per la Mediazione e Giurista d'Impresa. Staremo a vedere se si creerà questa squadra tra aziende e dipendenti come noi abbiamo auspicato. Ho qualche dubbio se le storie continueranno ad essere quelle che noi conosciamo rispetto alla gestione dei tempi e dei compiti, i lavoratori dipendenti potrebbero continuare a ribellarsi, ma stiamo a dita incrociate, non si sa mai, Presidente Morello, magari arriva un momento di, non lo so, positivo, quindi un momento di dialogo costruttivo e magari gli equilibri possono cambiare. Ma Ce lo vede, auguriamo. quando oltre 10 anni fa ho fondato APM, Avvocati per la Mediazione, la mia idea era proprio questo, promuovere una cultura del dialogo, tant'è vero che abbiamo fondato questa onlus dove agli iscritti non chiediamo niente, ma promuoviamo una cultura del dialogo. Mi permetta in chiusura però una cosa che ritengo doverosa. Io e lei siamo due donne, abbiamo visto adesso in collegamento una terza donna. Stiamo parlando di mercato del lavoro in ore cruciali per delle nostre consorelle, che sono le consorelle afghane, a cui tutti i diritti acquisiti fino ad oggi, compreso il diritto a lavorare, a leggere, a studiare, a guidare la macchina o semplicemente ad andare vestite come de decidono loro, come è vestita lei oggi o come sono vestita io. Ecco, abbiamo visto un crollo di questi diritti che sono diritti negati. Questi problemi sono problemi di tutti, sono problemi fondamentali nel bilancio di quella che è l'umanità nel 2021. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questa realtà. C'è la più giovane sindaca afghana, leggevo poc'anzi sull'ANSA, 27 anni, che dice che attende in casa che arrivino i talebani a toglierle la vita perché lei ha lottato per le libertà. E guardi, mentre glielo dico mi vengono Sì, i brividi, anch'io mi si accapona sì. la pelle, perché pensi quanto io e lei oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, siamo felici e soddisfatte e lo diamo quasi per scontato, e quanto invece queste donne hanno lottato per 20 anni e adesso vengono trucidate. Ecco, allora, quando si parla di diritto del lavoro, non diamo mai per scontato che la democrazia è molto fragile, non può essere esportata facilmente, ma una volta raggiunta va mantenuta, perché altrimenti scivolare in un baratro come quello che appunto in queste ore sta togliendo a tutti noi che abbiamo un po' di coscienza sociale, il sonno delle donne afghane e della popolazione afghana tutta, a cui sono sicura va tutta la nostra solidarietà per quello che serve, è un dato fondamentale da tenere bene a mente. Sì, questa sua riflessione ci riporta ad un altro problema, che l'umanità oggi è in crisi, quindi le problematiche tra le persone non sono sempre legate ai diritti, legate al lavoro, ma proprio legate al rispetto e all'attenzione nei confronti dell'altro, Presidente Morello. Quindi quest'ultima riflessione sulla condizione delle donne di Kabul ci riporta ad una problematica un po' più ampia, che secondo me per certi aspetti riguarda anche l'organizzazione, anzi la disorganizzazione del lavoro, cioè il problema è sempre quello, tu non mi rispetti, non rispetti la persona che Esattamente. sono, non rispetti i miei diritti, non rispetti i miei tempi, è sempre un problema Il problema di umano. fondo è assolutamente sempre quello, sì. Capisce? Grazie, alla prossima. Ciao, A voi, a presto. ciao, buona giornata. Tra poco A voi. continueremo a parlare dello smart working e degli effetti psicologici sulle persone del lavoro online, quindi da casa. Lo faremo con Saverio Costantino, psicoterapeuta, su Cusano Italia TV. Vi aspetto.